Oggi parlerò di una serie TV italiana chiamata Metal, uscita nel 2020. Parliamo subito nei personaggi di questa serie TV. La protagonista nella serie è Nicole. È una sedicenne in testa a un caos in cui neanche lei riesce a orientarsi. Continui attacchi di ansia, visioni, voci che le parlano. Dopo un forte episodio allucinatorio, Nico viene presa in carico da una clinica psichiatrica con una diagnosi di schizofrenia. Lì incontra quelli che saranno i compagni di viaggio di un difficile ma fondamentale percorso di conoscenza e di accettazione di sé, a cominciare da Michele, ragazzo borderline, tossicodipendente, con un padre in giovanette che non gli lascia vedere. Si unirà a loro Emma, anoressica, autoleonistica, esperta nel glitter, maestra della manipolazione negli altri, persino nei dottori. Ossessionata dalla gelosia per il suo ragazzo che è fuori nel mondo vero, completa il quartetto Daniel, lo zoologico,
bipopolare, con evitto di non avere nessun problema. Perfino il gesto che ha alla gamba per lui è solo un modo per tenerlo buono. L'ennesimo tentativo dei medici di controllarlo o farlo impazzire. I desideri, i vizi e la voglia di spaccare il mondo, tipici dei 16 anni, sono moltiplicati al cubo tra allucinazioni, tossicodipendenza, autoterrorismo e voglia di fuggire lontano da tutto. I ragazzi troveranno però qualcosa di grado di farli stare bene per la prima volta. Un gruppo di amici pronto a tutto. Nico è una ragazza che a scuola non riesce a integrarsi perché ha continui attacchi d'ansia e il suo unico pensiero è l'appartenenza per Londra, per frequentare una scuola di musica. Durante lo spettacolo di classe ha un'allucinazione e per questo viene portata nella clinica psichiatrica psichiatrica Argio. All'inizio pensa che la sua permanenza sarà breve, ma presto capisce che non sarà così. In clinica Nico si imbatte in altri ragazzi che, come lei, hanno qualcosa che non va. Michele è colto da una forte crisi di astinenza e per questo
cerca di fare in modo di vedere il suo pascere. Emma continua a chattare con il suo ammiratore e finisce per mandargli un video piccante, mentre Nico si ritrova ad avere a che fare con Valentina, sua compagna di scuola che la bullizzava, che fa all'eternazza scuola lavoro proprio a Alegio. Dopo aver visto Michele e Nico, Nani cade in una profonda depressione. E non vuole più alzarsi dal letto. Emma scopre che il suo video erotico ha fatto il giro della scuola con conseguenze catastrofiche per la sua relazione con Jacopo. Michele escogita un piano per liberare Nico dalla presenza di Valentina, ma qualcosa non va come dovrebbe. Daniel è ossessionato da un pensiero, se riesce a suonare la canzone Anima mia al pianoforte, suo fratello Sammy andrà a trovarlo. Michele ha paura che l'amico trovi nascoste nel pianoforte le pillole che ha rubato. E Nico, stordita dai medicinali, non riesce ad essere lucida sulla sua relazione con lui. A gran sorpresa, Sammy si presenta in clinica per parlare con Daniel, ma le sue intenzioni sono tutt'altro.
altro che buone. In clinica arriva Tonia, la figlia del primario. Daniel si invaghisce subito di lei e i due decidono di appartarsi in un'aula nell'ospedale. Ma complice la malattia del ragazzo, il momento traumatico si trasforma in un dramma. Nico ha ormai smesso di prendere le sue medicine senza valutare le conseguenze di questa azione, mentre Michele cerca in ogni modo di studiare un piano per partire col padre verso la Croazia. Nico è sotto sedazione e durante il sonno ripercorre alcuni avvenimenti drammatici che la hanno portata ad essere la vittima di bullismo. I ragazzi vanno a visitarla e le parlano quotidianamente, mentre lei è preda delle sue allucinazioni. Rivive i traumi, però fa scattare nella sua mente un bisogno profondo. Deve uscire dalla clinica e deve farlo insieme ai suoi amici. Con l'aiuto di Tonia, i quattro ragazzi organizzano la fuga dall'alloggio. Michele è deciso a raggiungere suo padre Sebastiano prima della partenza, e a lui si aggregano Nico, Daniel e Emma. Invece vuole rivedere Jacopo, il suo ragazzo, per chiarirsi
e fare pace, ma quando lo incontra scopre la verità. Nico, Michele e Daniel arrivano a casa di Sebastiano, dove è in corso una festa. Nico sembra subito chiaro che il padre di Michele non ha alcuna intenzione di portare il figlio con sé. Il ragazzo continua a sperarci, finendo per essere manovrato dal genitore. Il party degenera quando spinti all'alcol alcuni degli invitati decidono di richiudere Daniel in un armadio. Ma nel frattempo decide di tornare in clinica. Michele e Nico entrano nella stanza nel figlio della compagna di Sebastiano e camera di Michele. Fra di loro hanno un momento intimo. Dopo usciti dalla stanza, Michele litiga con il padre, uscendo dalla casa perché stava scappando via Michele. Daniel con la macchina investe Sebastiano. Emma se ne va via dalla clinica. I ragazzi, dopo essere scappati dal giuaio che avevano fatto, Nico esce dalla macchina, va verso la spiaggia. Michele e Daniel la seguono fino là e Nico entra de l'acqua nel mare.